Onorevole Gero Grassi, oggi si è tenuto un convegno all'Università di Teramo, proprio al 40° anno dall'assassinio di Aldo Moro. Leggendo una sua intervista, ricordava le parole appunto del presidente della DC, la persona prima di tutto. Un pensiero che sintetizza l'azione politica di Moro e che purtroppo ancora oggi si sente il bisogno di affermare. Cosa pensa al riguardo? Penso che oggi abbiamo fatto una cosa bellissima con tanti universitari, tanti studenti che mi hanno ascoltato per 2 ore e mezza in un religioso silenzio. Credo che non è che ascoltassero me, ascoltavano Moro tramite me, ascoltavano il Moro della persona prima di tutto, come ha detto lei, ascoltavano il Moro delle regioni, il Moro della scuola media obbligatoria, il Moro dell'autostrada inaugurata a Napoli. E non a Milano, perché Moro dice si va dove stanno i poveri, non dove stanno i ricchi. Il Moro dei 55 giorni, quello col drappo delle Brigate Rosse, il Moro che oggi tutto ricordano e delle Brigate Rosse nessuno vuole più sentire parlare, perché quella stagione di lutto, di omicidio, di sangue è una stagione infame. Alberto Franceschini, che è stato il capo delle Brigate Rosse con Curcio, oggi sul Panorama dice abbiamo fallito. E dice ai giovani, non ripetete i nostri errori, perché la democrazia è la cosa più bella che ci possa essere. Io credo che sia un grande momento di soddisfazione in un paese diviso su tutto, che persone di diversa estrazione politica, sociale, culturale, vengano ad apprezzare un'entità che non sembri astratta, quella di Moro, perché Moro scrisse io ci sarò sempre come punto di riferimento per evitare che del paese si faccia quel che se ne fa oggi. E aggiunse, attenzione ai giovani, perché senza i giovani non c'è paese, non c'è futuro. Loro hanno le nostre responsabilità e i loro meriti. Credo che sia una grande soddisfazione. Ecco, infatti ricordare dei fatti, una vicenda così appunto dolorosa, come appunto la scomparsa di Moro e poi tutto il contesto che conosciamo, può essere appunto doloroso, ma anche un messaggio di speranza per i giovani, perché appunto ricordare una vicenda così dura della storia d'Italia. Guardi, ricordare Moro non ha dietro l'ambizione folle di risuscitare un cadavere, né tantomeno di parlare di cose vecchie, perché chi è nato nel 78 c'ha 40 anni oggi e chi ci aveva 20 anni come me ce li ha 60. A che serve ricordare Moro? Serve per dire gli errori che non bisogna fare come società e come cittadini. E per dire che questo paese, diceva Moro, non si salverà. La stagione dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se non sorgerà un nuovo senso del dovere. Ai ragazzi, ai giovani, coniugando diritti e doveri abbiamo futuro, abbiamo speranza, pace e benessere. Se pretendiamo solo i diritti, senza i doveri, lo Stato crolla. Parlare di Moro non è guardare il passato. E auspicare un futuro migliore. Ultima cosa, onorevole, lei ha fatto parte appunto della seconda commissione parlamentare d'inchiesta. Riesce o vuole sintetizzare gli aspetti più salienti, più importanti secondo lei di questo percorso di lavori? Le dico prima 2 frasi che non sono d'effetto. Moro è stato ucciso anche dal silenzio degli onesti. In Via Fani c'erano anche le Brigate Rosse. Quando Moro è stato ucciso, le Brigate Rosse non c'erano. Chi sta dentro il rapimento e l'omicidio Moro? Soggetti internazionali. Stati Uniti, Unione Sovietica, Francia e Inghilterra. Non come stati, le persone. Quegli stati avevano un controinteresse alla politica morotea, che era l'Europa dei popoli e il superamento degli accordi di Yalta che dava alla Russia l'est, agli Stati Uniti l'ovest, a Francia e Inghilterra le colonie. Moro era avanti, l'Europa dei popoli. In più la democrazia compiuta.
volgarmente si parla del compromesso storico, no, la democrazia compiuta. Moro voleva democraticizzare i comunisti e ci stava riuscendo con Berlinguer, perché in Italia si arrivasse ad un'alternanza all'interno di un solco europeo di due partiti, un partito cattolico e un partito laico. La morte di Moro ha determinato un arretramento dell'Italia e il fatto che oggi non si riesca a fare il governo non è soltanto che nessuno ha la maggioranza, è che siamo profondamente divisi sulle cose che contano. Non riusciamo nemmeno su una cosa come l'Europa ad essere tutti insieme. Noi stiamo insieme soltanto quando gioca la nazionale, ma questo non appartiene alla grandezza e alla cultura del popolo italiano. Auspichiamo che cosa? Un altro Moro è difficile, è come auspicare Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, quelli nascono una volta ogni 2000 anni. Credo che la risposta stia in ognuno di noi, perché se è vero, come ha detto lei, che ogni persona è un universo e che la persona è prima di tutto, Moro è anche uno di quelli che diceva che se ogni cittadino fa il suo dovere, il paese cammina. Grazie. Serafino Pulcini, oggi il convegno all'Università di Teramo. Tornare a parlare di vicende come quella di Aldo Moro, dell'assassinio di Aldo Moro, è doveroso, ma è anche doloroso. Qual è il messaggio che si auspica sia passato ai giovani studenti? Guardi, sta racchiusa in una frase importante di Aldo Moro, la persona prima di tutto. Io questa mattina ho scritto un articolo pubblicato sulla Stampa, proprio dal titolo La persona prima di tutto. Dalla morte di Aldo Moro, praticamente l'Italia si avvia verso un declino, cioè si ribaltano un po' i valori. Invece della persona prima di tutto, alla fine predomina il denaro prima di tutto. E questo ha portato, come dire, l'Italia ad essere non più uno Stato sovrano come Aldo Moro lo pensava, ma ha portato lo Stato ad essere, come dire, condizionato quasi totalmente dai cosiddetti mercati, come si dice. E quindi noi dobbiamo conoscere la storia di Aldo Moro per cercare di ribaltare questa scala di valori nuovamente. La persona prima di tutto. Grazie.